Buongiorno ragazzi, in questa video lezione proseguiamo il nostro studio di Cartesio. Ricapitolando quello che abbiamo detto nella precedente video lezione, il percorso di Cartesio passa dalla certezza dell'io attraverso il cogito, quindi attraverso la certezza della propria esistenza attraverso il dubbio, che avevamo detto essere passare dal dubbio metodico a quello iperbolico, alla certezza del mondo per il tramite di Dio che diventa il garante della verità e che quindi garantiva la verità e quindi la validità del metodo, proprio perché Dio non era un Dio ingannatore, un genio maligno, ma appunto un Dio buono che non inganna l'uomo, ma è fonte della verità per l'uomo e aveva addirittura impresso il proprio marchio sull'uomo attraverso l'idea dell'infinito. A questo punto, Cartesio prosegue la sua riflessione filosofica, con una sua famosa posizione per la quale è ricordato, il cosiddetto dualismo cartesiano, perché dalla sua riflessione non solo filosofica ma anche fisica viene fuori che, quindi attraverso la veridicità di Dio, la realtà è davvero composta di cose corporee di cui noi siamo certi, ma quindi parallelamente ai corpi esiste quindi una sostanza pensante, come veniva fuori dal discorso sul cogito. Quindi tutto l'universo cartesiano è duale, cioè composto da due principi, da due sostanze, la res cogitans, che quindi è una sostanza incorporea, inestesa, consapevole e libera. È una res extensa, cioè una sostanza estesa, corporea, spaziale, inconsapevole e determinata, per cui tutto ciò che attiene alla res cogitans, il pensare, il desiderio, il volere, eccetera, sono tutti modi o atti della sostanza pensante, mentre tutte le diverse configurazioni della materia e anche la struttura quantitativa che diciamo che compone la materia sono modificazioni accidentali della sostanza estesa. Quindi l'idea, la prospettiva di Cartesio è una prospettiva dualistica che divide tutto l'universo in due parti fondamentali. Da un lato la sostanza pensante, quindi il soggetto che pensa, la ragione, e tutto il mondo della materia di cui lui si occupa nella fisica. Una fisica che quindi è di tipo puramente deduttivo. Una cosa interessante però prima di superare, di arrivare alla fisica vera e propria di Cartesio, è parlare del dualismo, di questo dualismo che è presente anche nell'uomo. Perché chiaramente l'uomo, dice Cartesio, è composto tanto di res cogitans quanto di res estensa, o detto in altri termini, è sia mente o anima, come diceva lui, che corpo. Nasceva il grande problema che di fatto ancora oggi le neuroscienze non riescono bene a risolvere, il cosiddetto body-mind problem, cioè il problema di spiegare la relazione che esiste tra l'anima e il corpo. Che relazione c'è fra questi due, tra queste due sostanze? Ho detto in altri termini, come mai dall'atto del volere, del voler sollevare un braccio, io ci penso ed ecco che sollevo il braccio. Quale connessione c'è tra il pensiero e il corpo? Cartesio dà una spiegazione davvero limitata, de decisamente pseudofilosofica e pseudoscientifica. Cioè, come potete vedere in questa immagine del cervello, secondo un'illustrazione di Cartesio, si analizzavano le cavità del cervello e Cartesio notò che tutti gli organi di senso erano sempre doppi, compreso il cervello composto da due emisferi, se non che notò che esiste una ghiandola all'interno del cervello che lui chiamava ghiandola pineale, oggi la chiamiamo epifisi, che era l'unica parte del cervello a non essere doppia, ma unica. E quindi, secondo Cartesio, questo era il punto di connessione tra l'anima e il corpo. Quindi, come potete ben capire, era
una visione molto limitata di Cartesio, una spiegazione davvero pseudoscientifica, quella di Cartesio, che però permise a Cartesio in qualche modo di spiegare, di dare risposta a questo grande problema. Procedendo oltre, quindi, noi abbiamo detto che tutto l'universo è composto da res cogitans e res extensa, non soltanto l'uomo. La fisica di Cartesio, però, proprio mutuando il suo studio sulla geometria, la sua fisica era volta, era una fisica di tipo deduttivo, non di tipo induttivo, cioè non passava dall'analisi dei casi particolari per arrivare a formulare una legge universale, ma era di stampo razionalistico, cioè procedeva al contrario ed era una forma di meccanicismo. Lo scopo della fisica di Cartesio qual era? Perché altrimenti non riusciamo a capire il suo discorso. Lo scopo era quello di eliminare qualunque tipo di residuo della scienza della natura cinquecentesco, cioè qualunque tipo di residuo finalistico, antropomorfico, animistico, magico e astrologico. Ed ecco perché optò per una fisica di tipo meccanicistico, cioè un universo governato da leggi di tipo puramente meccanico e spiegato attraverso le leggi della geometria. Occorre dire che il suo sistema fisico avrà un grande successo nell'Europa del Seicento, perché in qualche modo, pur con tutte le sue stravaganze, fu un sistema in qualche modo omnicomprensivo, che riusciva a dare spiegazione un po' di tutto, anche se appunto con spiegazioni spesso davvero pseudoscientifiche, ma il fascino della sua fisica permetterà ad essa di mantenersi e di rivaleggiare per diversi decenni addirittura con la fisica di Isaac Newton. In virtù, ripeto, proprio di queste generalizzazioni che permisero di dare una spiegazione omnicomprensiva. Scusate, torno un attimo indietro perché vi dovevo far vedere invece la fisica cartesiana. Scusatemi. Eccola qui, scusate, non l'avevo vista. Allora, quindi, un sistema di tipo meccanicistico, un universo meccanicistico, vuol dire un sistema di tipo deterministico, prima di tutto, cioè l'affermazione tipica ormai della rivoluzione scientifica che tutti i fenomeni erano legati insieme dal principio oggettivo, della necessità causale, cioè da relazioni di causa effetto. Queste relazioni di causa effetto, però, secondo Cartesio, erano, di tipo logico-matematico, cioè, ed è qui che, la fisica cartesiana è stata accusata di a priorismo, cioè di partire dalla sola ragione senza tenere in considerazione poi la realtà, perché si generò l'illusione nella fisica cartesiana che l'evidenza soggettiva, razionale delle argomentazioni scientifiche fosse di per sé garanzia che ci fosse la corrispondenza tra quello che il pensiero affermava e la realtà esterna, indipendentemente poi dalla conferma sperimentale. Proprio per questo motivo, Cartesio, pur con tutti i suoi limiti, è stato il più grande esponente del razionalismo, perché vi era la convinzione di Cartesio e di tutti i razionalisti che la ragione da sola potesse conoscere la realtà indipendentemente dall'esperienza, che esistesse sempre una connessione tra ciò che la ragione pensa e la realtà. E quindi vi era sempre un salto dall'ordine logico all'ordine ontologico, un salto che però era indebito, perché se non c'è la conferma sperimentale non si può avere certezza di ciò che la ragione afferma, tanto che effettivamente, come ad esempio nell'ultima parte del discorso sul metodo, quando lui vorrà fare un esempio, diciamo, dimostrare la fecondità del suo metodo scientifico, si occuperà di spiegare la circolazione del sangue confutando le tesi di William Harvey, e in realtà la sua spiegazione scientifica era completamente errata.
quella data da Cartesio, a dimostrazione proprio dell'erroneità della sua idea di scienza. Comunque sia, l'altro elemento caratterizzante della fisica cartesiana è la sua geometrizzazione, cioè la fisica per Cartesio è geometria, assume le caratteristiche della geometria, tanto che dei tre saggi che seguivano al discorso sul metodo, il più importante è la geometria, in cui Cartesio fonda la geometria analitica, come sappiamo, che voleva essere un punto d'incontro, l'unione, l'armonizzazione della geometria degli antichi, che secondo Cartesio procedeva in maniera episodica, cioè ogni ente di geometria che studiava aveva necessità di una dimostrazione ad hoc e quindi non riusciva a cogliere i rapporti universali tra tutti gli enti della geometria, e invece la nuova scienza algebrica, che però Cartesio definiva un'arte confusa e oscura, che era fatta di simboli inadeguati e viveva questo rapporto di sudditanza nei confronti della geometria. Cartesio invece trova un linguaggio formale, sistematizza la simbologia algebrica, facendo in modo che il numero e la forma divenissero traducibili l'una nell'altra, come appunto avete già studiato nella geometria analitica, come attraverso l'utilizzo degli assi cartesiani come sistema di riferimento. Quindi la stessa fisica diventa riconducibile a questo tipo di geometria, per cui vi è una quasi totale assenza nella fisica della matematica. A comporre l'universo fisico di Cartesio sono solo l'estensione, intesa come materia, che escludeva il vuoto, e il moto, il movimento. I due principi fondamentali erano la conservazione del moto e la conservazione della materia, entrambi deducibili da Dio, perché infatti Cartesio afferma che Dio, oltre a essere garante della verità, è creatore dell'universo e soprattutto è colui che ha impresso all'universo la iniziale quantità di moto che rimane perpetuamente costante per tutta la storia dell'universo. Su questo ci sarà la famosa critica di Pascal al Dio cartesiano, poiché diciamo, accuserà Cartesio di aver fatto dare semplicemente a Dio un calcio o un colpetto al mondo e poi di essersi dimenticato di lui. Quindi ricordatevi, Dio ha questa doppia funzione in Cartesio: garante della verità e creatore della materia e del movimento, che si mantengono costanti. Da ciò de si deduceva che cosa? Da questa geometrizzazione della fisica, che lo spazio era inteso come spazio geometrico, quindi uno spazio continuo, infinitamente divisibile, quindi non fatto di atomi e non vuoto, e quindi uno spazio qualitativamente indifferenziato. A governare questo universo erano due leggi, il principio di inerzia e la conservazione della quantità di moto, come abbiamo appena detto. Il problema è che questo sistema creerà una serie di difficoltà insormontabili. Non esistendo il vuoto, tutto l'universo era composto da corpuscoli, frammenti minutissimi, quindi di materia, di estensione, e quindi si creava il problema di spiegare il movimento. Come fa quindi un corpo a muoversi in uno spazio continuo e pieno, e qui si crea quella famosa e fantasiosa teoria di Cartesio della teoria dei vortici, cioè si diceva che un oggetto quando si muove sposta questi corpuscoli che stanno attorno a sé, quindi genera che cosa? Una serie di vortici perché dati da che cosa? Da questo spostarsi, diciamo, di un oggetto che quindi sposta i corpuscoli che quindi si muovono in questo modo e ritornano al loro posto quando l'oggetto, si è spostato. E quindi a governare tutto l'universo è quindi questo universo di tipo, diciamo, queste leggi di tipo puramente meccanico, che fanno quindi di tutti gli esseri viventi nient'altro che macchine, cioè automi. Esseri puramente meccanici, esattamente come l'uomo. Secondo Cartesio, anche l'uomo e gli animali sono macchine, solo che mentre l'uomo è governato dall'anima, gli animali invece non hanno anima, sono puri automi. E quindi questa razionalità matematica ma meccanica, ha costituito il limite e il pregio in realtà
della fisica cartesiana.